Teatro Palladio di Roma, facciamo il nostro spettacolo Ritorno a casa di Harold Pinter. E questo pezzo è stato scritto 64-65. Io ho visto la prima mondiale, ho collaborato alla prima messa in scena di questo pezzo nel stesso anno a Monaco di Baviera nel Münchner Kammerspiele. E da quel tempo io ho sempre amato questo testo. È tanto tempo che tutta la famiglia non era riunita, eh? Se solo fosse viva vostra madre. Che ne dici, Sam? Si tratta di una storia in una famiglia, perché questo chiaramente è l'unità quasi basilare della società, vuol dire il nucleo sociale più ristretto, e in questo pezzo si vede una famiglia in condizione depravato, molto declinato, con una crudeltà enorme uno verso l'altro. L'unica donna arriva in questa casa, dove sono insieme con il marito cinque maschi, e accade immediatamente questo che accade sempre nel comportamento maschile verso le donne, che perché ci sono sempre due possibilità: o alzare all'altare di una Madonna, o sostituire con lei la madre che non c'è più e venerarla, o cambiarla in puttana, umiliarla e distruggerla. Ma porto qualcosa che si muove con me e che attira la vostra attenzione. La problematica esiste sempre lì e sarà sempre lì, perché chiaramente il problema della relazione maschio-femmine sarà sempre pieno di problemi, come è stato già nel paradiso, come noi sappiamo, e questo chiaramente dà un interesse speciale a questo testo. Questo realismo, diciamo, enigmatico, forse così si può chiamare lo stile di Pinter, è una cosa molto bene anche di studio, di esercitarsi per gli attori. Per gli attori è una meraviglia di fare, quasi perché, come anche una meraviglia di fare Chekhov, sono stato loro che hanno proposto questo pezzo, perché sono gli attori, nella maggioranza attori con chi ho fatto I demoni di Dostoevsky. Loro sono venuti da me e volevano fare con me un Pinter, e così abbiamo avuto tutti gli elementi necessari per un lavoro soddisfacente, vuol dire il lavorare e recitare insieme, che è chiaramente, diciamo, il massimo del teatro. I monologhi, in un certo senso, non sono teatro. È stato un ottimo pranzo. Sono contento che ti sia piaciuto. Il teatro per me è molto facile. È un metodo di appropriarsi il mondo. Per me la filosofia non funziona. Perché dopo due o tre parole che mi ha detto un filosofo, io capisco che lui ripete esattamente le stesse cose per promuovere il suo piccolo aspetto sul mondo. Invece il teatro è così ricco perché non accetta una soluzione unica, non una spiegazione unica, ma presenta, diciamo, una vastità di possibilità, e così chiaramente molto più vicino alla vita e all'essenza della vita, che è chiaramente un miscuglio di mille diverse cose. Per me è una forma di capire il mondo e la vita. Comunque è una ragazza carina, una bella donna. E anche una madre di tre figli. È ben recitato, il testo è molto bello, la regia è brillante, nonostante, cioè, sia un testo drammatico, c'è un ritmo notevole, gli attori sono molto bravi. Perché riescono a restituire Pinter in una maniera viva, vitale, e con tutte le note giuste, diciamo. Gli attori sono
molto bravi secondo me. Il testo mi piace, Pinter è noto, l'argomento è sempre attuale. Attori bravissimi e si sente una regia da maestro, veramente. Cioè, è come immagini debba essere rappresentato Pinter, insomma.